Ciao amici di Prepper.it, oggi andiamo a fare un video abbastanza controverso. Andremo infatti a spezzare un'arancia in favore dei coltelli economici. Argomento coltelli in generale. Penso si sia già più o meno detto quasi tutto quello che si poteva dire in fatto di coltelli in ambito Prepper. Ci sono decine di video di recensioni e argomentazioni di ogni genere su qualsiasi sito, su qualsiasi forum che vi consigliano un modello piuttosto che un altro, una caratteristica piuttosto che un'altra, eccetera, eccetera. Ho trovato molto poco e tendenzialmente tutte le argomentazioni erano esclusivamente negative, anche secondo me anche un filino superficiali, per tutto quello che riguarda i coltelli o comunque l'attrezzatura economica. E quindi quello che voglio fare oggi è spiegarvi perché secondo me avere anche dell'attrezzatura economica all'interno delle proprie strumentazioni, della propria Bob o comunque del proprio DC può avere dei lati positivi. Allora, siccome so che sarà un argomento abbastanza controverso e che sarà difficile riuscire a far passare il messaggio che intendo, comincio subito a dire quello che non intendo, ok? Intendo forse dire che i soldi spesi per un coltello potrebbero essere buttati? No. Intendo forse dire che i coltelli di marca sono una fregatura? No. Intendo forse dire che alla fine tutti i soldi che paghiamo sono tutto quanto marketing? Intendo forse dire che i coltelli cinesi sono migliori di quelli americani, di quelli australiani, di quelli... No. Quello che intendo dire è che il solo valore economico che un negoziante o che il mercato dà a uno strumento quando gli attribuisce un prezzo non è da solo un buon indicatore della qualità di quello strumento. Sempre parlando di coltelli, sappiamo benissimo che ci sono coltelli che costano centinaia di euro, che sono degli ottimi prodotti, ma lo stesso quei coltelli, se fate un po' una ricerca su YouTube, è probabile che troviate dei video in cui degli utenti fanno vedere che il loro coltello strafantastico di stramarca gli si è spezzato durante un batuning o cose di questo genere, perché semplicemente può succedere. Il costo del coltello non vuol dire che quell'elemento sia Excalibur, che potrete farci di tutto e non si romperà mai. Certo, c'è da dire che dietro questo coltello c'è una marca che poi alla fine, visto il problema ed essendo il prodotto magari in garanzia, ve lo restituisce senza farvi spendere un centesimo, e questo è fantastico perché sono compagnie molto serie. Certo, il problema è che se vi capita sul campo ha voglia farvelo consegnare in mezzo ai boschi. Dall'altra parte sappiamo che ci sono anche coltelli di marche molto note, molto economici, a portata praticamente di qualsiasi tasca, che hanno delle performance notevoli. Non faccio nomi per non stare a fare pubblicità o per non scatenare flame war di qualsiasi genere, però ci sono coltelli da lavoro svedesi, svizzeri, francesi, che sono eccezionali. C'è un po' una fregatura qua dentro, cioè quella di pensare che più alto il costo del coltello, più alto sarà il valore. In realtà, costo, valore, prezzo sono tre concetti che non sono la stessa cosa, sono legati ma non sono la stessa cosa. Il prezzo può essere dato da un sacco di fattori, la rarità, tiratura, numero limitato, oppure può essere gonfiato con l'aggiunta di particolari che obiettivamente a voi non servono. Manici di materiale particolare, decorazioni, aggiunte di gadget che probabilmente non userete mai. Ora, tutto questo vale nel momento in cui parliamo di coltelli di produzione industriale. Lascio volontariamente da parte il discorso degli artigianali, perché è un mondo completamente a sé. Per quello che riguarda me, io adoro i coltelli della Voodoo Knights fatti da Matteo. Secondo me sono essenziali, piccoli, belli in una maniera strepitosa e valgono il costo che hanno. Ma se torniamo a parlare di coltelli industriali, la prima cosa che dobbiamo pensare è che la produzione industriale nasce proprio per far abbassare e di molto il prezzo del prodotto finito. Giusto per darvi un'idea, la parte importante che ci interessa del coltello, qual è? La parte della lama, l'acciaio. Il pezzettino d'acciaio che serve per fare un coltello artigianale di queste dimensioni va circa dai 2 euro ai 14 euro, a seconda del tipo di acciaio, se vogliamo prendere leghe particolari, eccetera, eccetera. Lasciamo fuori il discorso damasco, perché è il discorso damasco. Quindi la parte importante del nostro coltello alla fine a quello come costo di reperimento materiale al dettaglio.
I coltelli economici che differenza hanno? Sono fatti di materiale scadente? Molto spesso sì. Sono fatti con meno cura? Molto spesso sì. Possono essere meno affidabili e meno resistenti, meno robusti? Molto spesso sì. Molto spesso, ma non sempre. È del tutto regolare pensare che allora un coltello industriale abbia una qualità accettabile e quindi possa essere uno strumento interessante da avere. Un'altra cosa che suscita abbastanza elementi di discussione è il concetto del made in China. È vero, però prendete un attimino il telefonino che avete in tasca, soprattutto se è un melafonino. Cosa c'è scritto lì dietro? Designed in California, ma made in? La stessa cosa succede anche per i coltelli. Ci sono molte fabbriche statunitensi, si vantano dell'essere 100% made in USA. Altre che invece hanno il loro nome, ma poi alla fine la produzione da dove arriva? Quindi non è una questione di provenienza, è una questione di come vengono fatte le cose nel posto in cui vengono fatte e a quali controlli sono sottoposte. Perché dotarsi di coltelli economici? Attenzione, non solo di coltelli economici, ma eventualmente avere come backup o come aggiunta o anche semplicemente come accessorio per altri scopi anche dell'attrezzatura economica, perché ci sono cose che posso fare con un coltello economico che non posso fare con un coltello costoso. Sì, ce ne sono parecchie, sono abbastanza interessanti. Tutte quelle che riguardano il separarsi da questo coltello, regalarlo, barattarlo, perderlo, lasciarlo da qualche parte, prestarlo a una persona che non ce l'ha, eccetera, eccetera, piuttosto che quelle dove so che il mio coltello comunque potrà subire dei danni e allora a quel punto preferisco far subire dei danni a un prodotto economico che quindi potrò eventualmente ripiazzare in un secondo tempo senza che mi si crepi il cuore per aver speso un sacco di soldi su quell'oggetto e soprattutto quindi salvaguardando quello che potrebbe essere il mio elemento principale su cui vado ad affidarmi. Molti istruttori di corsi di sopravvivenza mi hanno raccontato aneddoti più o meno simili su un fatto. Come fai in un corso di sopravvivenza a riconoscere quello che c'è il coltello più costoso di tutti? È facile, è quello che non lo vuole usare. Quindi uno strumento economico alla fine ci sta, basta sapere che cos'è, basta sapere quanto può essere affidabile, basta non pensare di doverne abusare come si vede ogni tanto su certi video che cercano di fargliene di tutti di più, secondo me sono uno spreco, è una voglia di far vedere chissà che cosa. Il coltello nasce per una cosa, questo me l'ha insegnato un pastore sardo: col coltello ci tagli, fine, non devi fare altro, non devi fare leva, non devi metterci di punta, non devi fare... Il coltello va trattato bene, anche perché guardate i veri coltelli di sopravvivenza, per veri intendo quelli utilizzati da popolazioni come ad esempio sud-est asiatico, Africa, Centro America, Sud America, paesi del terzo mondo, calotta polare, tutti posti dove il coltello serve veramente per quello scopo, non è un accessorio che ci si porta in giù giusto perché potrebbe servire, lì si sa che serve, che viene utilizzato tutti i santi giorni. Quelli sono strumenti che vengono ricavati da acciai di recupero, vengono fatti a mano in delle forge, ricavate da pezzi di ruota di automobile, del cerchione, via dicendo. Quindi lavorazioni molto povere, materiali poveri, cura direi anche abbastanza scarsa. È noto che i cucri nepalesi la maggior parte derivano dagli ammortizzatori dei camion, quindi quello è il tipo di proprio acciaio ignorante che c'è, che stanno utilizzando. Ebbene, quelli sono utilizzati costantemente, anche in maniera molto pesante, e funzionano. E qual è il costo economico di quei coltelli, di quei materiali lì? Quasi zero, 3 euro, 5 euro, 12, non lo so, fate voi. Ma sicuramente tutte quelle persone non hanno bisogno di coltelli da 300, 400 euro per fare quello che fanno e fanno tutto quello che hanno bisogno di fare. Passiamo allora a vedere adesso un coltello che cade in questa categoria di coltelli economici ma affidabili. Allora, il modello è un, lo leggo perché non me lo ricorderò mai altrimenti, è un Ganzo G727M BK. Già il BK mi piace che mi sa un po' di backup, che quindi loro ci stiamo. Ha l'apertura assistita con supporto per il pollice, la chiusura è fatta con un meccanismo a molla che sta qui e che quindi richiede di essere tirato indietro per partire. Lasciata così, la chiusura è particolarmente robusta.
Lo spessore della lama è piuttosto interessante, partiamo dai 3 mm che per un solito pieghevoli di solito ce ne hanno abbastanza di meno, che va su a rastremarsi fino a 0. La lunghezza totale della lama è di circa 10 cm più o meno e il tagliente arriva fino in fondo con un salvafilo, cosa che lo rende più comodo da affilare eventualmente in campo. Buchino per lacci, lacciuoli e via dicendo e clip per montarla alla cintura, clip che volendo può essere anche montata sull'altro lato perché le vitine ci sono. Il perno è fatto con una vite a Torx e è piuttosto robusto. La parte interna delle guancette è in metallo ed è tutto assemblato insieme. C'è la possibilità di aprirlo per pulirlo, manico in plastica. Il fatto che sia un folder a molti sicuramente non piacerà, c'è chi è tassativamente convinto che i coltelli assolutamente lama fissa, anche io preferisco quelli a lama fissa, infatti quelli che faccio per me sono tutti quanti a lama fissa, ma il vantaggio è che ovviamente le dimensioni si riducono e il fatto che abbia comunque l'apertura assistita col pollice o con il movimento del polso lo rende facilmente disponibile, abbastanza affidabile in mano, dà una buona sensazione. E l'altra cosa interessante è che c'è questa scalanatura qua sotto per fare l'appoggio del pollice, quindi l'utilizzo è anche piuttosto ergonomico, permette anche di essere utilizzato bene. Dà una sensazione di robustezza e di solidità. La cosa fondamentale è che non c'è assolutamente niente che si muove, non ci sono giochi in giro. L'acciaio è un inox, è un 440C, anche qui c'è chi preferisce i carboniosi, chi preferisce l'inox, però ad esempio ecco un altro vantaggio del poter avere un backup è che potremo sicuramente avere con noi un acciaio carbonioso per alcune attività e per alcune proprietà della possibilità di riaffilarlo e un inox dall'altra parte per utilizzi che potrebbero esporlo di più a contatto con l'aria, agenti chimici, roba del genere e quindi portarlo all'ossidazione. Vantaggi di uno, vantaggi dell'altro, abbiamo la possibilità di combinare le due cose. Bene, anche in questo caso spero di avervi dato qualche utile spunto, se sì fatemelo sapere nei commenti qui sotto, ci vediamo al prossimo video, ciao!